speciale. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Empirical James e benvenuti questa volta al tè del pomeriggio insieme a me. E qui abbiamo la nostra camomilla. E questa qui sarà una serie che farò d'estate o comunque quando ci sarà freddo. Perché? Perché ho la camomilla con me. Eccola qua. La camomilla molto speciale. Come avete visto nell'intro, la cosa è vera. Cioè, è veramente una camomilla. E niente, in questa serie praticamente vi farò vedere qualche gioco acquistato da me sullo store della PlayStation che magari ho giocato poco o che magari volevo portare insieme a voi, così da guardarci un po' insieme e farci un pomeriggio tutti quanti insieme appassionatamente. Visto che abbiamo scuola e magari se non avete compiti e magari se vi va di passare qualche minuto insieme a me, così mi fate compagnia, ne sarei molto molto grato. Buonissimo. Questa qui intanto è una camomilla non mi ricordo cosa. Ho perso il joystick, dove è il joystick? Eccolo qua, era davanti a me. Ok, questa qui è la camomilla al tipo all'anice. Veramente molto buona. Approved. Ora siamo su Lord of the Fallen, un gioco che è praticamente gratis questo settembre. Infatti se siete ancora in tempo, scaricatelo, che è molto carino. Ricorda tantissimo, come si chiama, Dark Souls. Per il fatto che praticamente è praticamente identico. Cioè, infatti io mi chiedo se hanno tipo fatto denuncia per plagio quelli di Dark Souls, perché è stessa cosa, uguale identica. E siamo abituati bene qua. Ok, allora noi siamo il ladro, però in questo momento non mi ricordo cosa ho addosso. Ho una postazione abbastanza complicata che magari un giorno vi farò vedere. Entriamo, questo qui praticamente è il boss del cimitero. Quindi se magari siete arrivati qua anche voi, volete sapere come si fa, guardate questo video. Intanto vediamo se mi ricordo ancora i comandi. Aia, ho cliccato in pieno. Via. Ok, io non sono mai stato un granché nei giochi, questi giochi tipo Dark Souls. Però ci proviamo insieme a voi. Che magari in compagnia si riesce a fare qualcosa di decente. No, via. Ok, ce la siamo scampata per benissimo. Ci vuole stuprare male. Aia, bastardo. Bastardo. No. Indietreggiamo prima che ci stunni. Cioè, vuole fare qualcosa di malvagio, fin troppo. No, ancora. Via, via, aia. Stavolta ce l'ha fatta, basta. Aia, aia. Mannaggia Cristo. Ok, usiamo la fiaschetta Extus, anche se non è proprio così che si chiama, come in Dark Souls. Io non sono mai stato un gran fan di Dark Souls. Non insultatemi nei commenti, ma abbiate pietà. Perché non sono un hardcore gamer, perché quando gioco ho bisogno di rilassarmi e non di bestemmiare in cinese. Se non sapete come si bestemmia in cinese, lasciate like e chiedetelo nei commenti. Molto volentieri vi darò una risposta. Perché io in fondo sono cinese, anche se non ve siete mai accorti. Mannaggia! Cristo Dio! Bastardo. Ok. Grandissimo. Ok, praticamente se noi riusciamo a fargli distruggere queste chiesette potremo attaccarlo parecchio. E così da togliergli abbastanza danno, ma veramente. E così ci portiamo in vantaggio. Ok, adesso lui farà questa mossa qua. Che praticamente se voi non andate sotto a queste chiese vi ucciderà malissimo. E vi stupirà di cattiveria. Ok, ha fatto la sua mossa. E adesso praticamente evoca tipo dei suoi amici che sono dentro questa cosa. Ok, uno l'abbiamo rotto. Adesso ci tiriamo fuori lo scudo, perché tiratevi che è meglio così. E vengono fuori questi schifi. Ok, che per fortuna li... Ok, siamo scampati tantissimo. Per fortuna. Aia, aia. Cazzo. Ma cazzo. No, ho sbagliato il tasto. E questo. Via.
Ok, adesso sono un po' nella cacca. Perché si sono tutti e due fuori. È un po' un casino adesso. Perché se ci beccano male ce ne fanno. E non poco. Ok, siamo tornati qua con l'audio. Dicevo le chiamate improvvise. È un po' un casino adesso. Un po' tanto un casino. Azzo. Quanti? Oddio. Ok. Diciamo che è un po' tanto un casino. Dovevo distruggerli. E tanto anche. Aia, 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 aia. No, 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 no. Ok, sono fatta a bere. Fortunatamente. Troppi. Ce ne sono decisamente troppi. Adesso cerchiamo di prendere i bicchieri così grandissimi. Aia. Allora voi non fate come me, cioè cercate di ucciderli tipo sempre, quei cosini su minchia, se no vi faranno parecchio male. Aia. Cazzo. Allora, proviamo a usare il nostro dono, che è questo. Anche se non mi ricordo perché. Ah, sì. Ok, li abbiamo fatti fuori praticamente tutti, fortunatamente. Ok, non penso proprio che ce la faremo stavolta perché ci rimane una sola pozione. Ok, adesso dobbiamo andare ad attaccare quel cosito lì. Ok, no. Siamo morti di cattiveria. Troppo di cattiveria, veramente. Molto buona la camomilla come al solito. Facciamo un mini pausa. Ci vediamo tra un secondo. Questa volta speriamo sia la volta buona, anche se così non sembrerebbe. Via, ok. Quando fa questa mossa indietreggiate sempre. Comunque provate a cercarlo anche voi. E magari se avete qualche consiglio da darmi, se volete che continuo questo gioco, basta che me lo dite. Tanto io la camomilla l'ho finita. Aia, sto guardando la camomilla. Mi distrae la camomilla. Camomilla è il male. Troppo buona la camomilla. Gesù Cristo, aiutaci tu. Ok, l'altro è un po' distante, ma forse ce la facciamo a beccarlo. Grande. Ok. Direi che non stiamo andando per niente male. A parte adesso. Indietro. Ok. Se riusciamo a farlo andare così, tipo forever. Se venisse un po' più vicino magari. Ok, uno è lì. Andiamo dietro, via. Ce la siamo scampata per bene. E se lo mirasse magari? Dai! Cristo Dio. Aia, aia. No! Porca.
E va bene ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare mi piace e iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto. E nulla, ci vediamo alla prossima. Supportate questa nuova serie del... non lo so come la chiamerò, adesso vedremo. Intanto c'è un monaco lì che pecca. Amen. E nulla, e ci vediamo alla prossima. Quindi, bye. Ah, suggerite un gioco che magari volete vedere sul canale. Ok?